Bene, qualche tempo fa un mio amico cacciatore mi ha portato questi tre colombacci e non sapevo se farle alla maniera toscana, in salmì oppure alla cacciatora, quindi ho deciso di fare una ricetta a modo mio. Infatti, la ricetta si chiamerà colombacci alla Chef Vanni e sarà un misto di due ricette, la ricetta da cacciatore e la ricetta in salmè. Gli ingredienti sono tre colombacci, colombacci verranno divisi in quattro, quindi andremo a tagliare in quattro. Poi abbiamo del pepe intero, dei grani di pepe intero, sia nero sia rosa, un po' di burro, abbiamo delle olive taggiasche denocciolate, abbiamo del sale, dell'olio, poi abbiamo un misto di odori. Abbiamo il sedano, la cipolla, la carota, il peperoncino, abbiamo l'aglio e poi abbiamo il rosmarino e l'alloro. Gli odori sono tagliati un po' grossolanamente perché alla fine la salsa che rimane dovrebbe essere passata in mixer, io non la passo, è per fare la salsa per poi gustare la ricetta o con i crostini o con la polenta. Quindi abbiamo dei funghi chiodini, un bel bicchiere di vino rosso e del prosciutto crudo toscano, quindi che darà sapore. Adesso andiamo a cominciare a fare la ricetta. Bene, abbiamo messo a soffriggere in modo molto leggero, peraltro, perché non voglio che si bruci niente. Gli odori tutti, a parte l'alloro, li ho messi tutti, ho messo quella noce di burro e un po' di olio. Adesso andiamo a mettere i colombacci. I colombacci li ho tagliati in due parti invece che in quattro, perché mi risultavano troppo piccoli. Quindi andiamo a mettere. Ecco, io ho trovato, quando li ho puliti, ho trovato tantissimi semi di girasole. Bene, adesso li facciamo rosolare per bene da entrambe le parti, poi andiamo a mettere il vino e gli altri ingredienti che abbiamo elencato prima. Bene, i colombati sono stati voltati una volta. Adesso è giunto il momento di sfumare con il vino rosso. Quindi andiamo a mettere dentro il vino rosso e da questo momento il colombaccio deve andare minimo, minimo, minimo un'ora, un'ora e quarto. E quindi adesso, una volta che si sarà sfumato, il vino avrà evaporato il suo alcol, metteremo a fuoco basso e poi faremo andare per almeno un'altra ora. Adesso possiamo fare una cosa. Possiamo mettere dentro l'alloro e andiamo a salare un po', non tantissimo, e a mettere dentro un po' di grani di pepe, sia rosso che nero. Bene, adesso non ci resta altro che andare avanti con la cottura. Fra pochi minuti metteremo dentro poi il
il prosciutto crudo, poi i funghi e infine le olive taggiasche. Bene, è passata circa mezz'ora, forse qualcosina in più da quando abbiamo sfumato con il vino rosso. Adesso andiamo a mettere dentro delle striscioline di prosciutto crudo toscano, che è molto saporito e quindi darà un buon profumo ai colombaci. E andiamo a mettere dentro i funghi. Il colombaccio con i funghi, delle ricette con i funghi del colombaccio non ne ho visto neanche una. Però io dico che ci sta bene perché comunque è un selvatico. I funghi provengono dalla terra e dalle piante e dove vivono questi uccelli e quindi mi sembra giusto metterli. Hanno tra l'altro un profumo buonissimo, anche se sono allevati, cioè quelli coltivati, non allevati, hanno un buonissimo profumo e quindi mi aspetto che lo stesso profumo venga poi trasferito alla ricetta. Adesso andiamo a coprire ancora e fra mezz'ora andremo a mettere dentro le olive. Bene, è già più di un'ora che i colombacci stanno cuocendo. Praticamente sono passati tre quarti d'ora, forse anche più, da quando abbiamo sfumato con il vino. Quindi, adesso andiamo a mettere l'ultimo ingrediente, che sono le olive taggiasche. Forse qualcuno di voi dirà, ma le olive taggiasche non ci stanno con i funghi. È vero, ci possono anche non stare, però siccome queste sono olive di prima qualità, secondo me ci va bene lo stesso. Comunque adesso le metto, se voi volete mettere le mettete, se no non le mettete, che va bene lo stesso. Quindi cercate di scolarle nel miglior modo possibile perché già contengono olio e quindi per non andare a mettere ancora più olio dentro alla ricetta. Quindi adesso mettiamo. Abbiamo messo il prosciutto. Adesso faremo andare un altro quarto d'ora. E quindi la ricetta dei colombacci alla Chef Vanne sarà pronto. Nel frattempo abbiamo brutolito della polenta. Questo tipo di ricetta andrebbe servito o con dei costini o con della polenta. In pratica si prende una fetta di pane abbastanza grande e si abbrutolisce o in forno o in padella e poi gli si mette sopra la metà di un piccione, di un colombaccio, con la sua salsa. La salsa, tra l'altro, andrebbe mixerata, cioè andrebbe messa in un mixer e poi fatta a pezzettini, insomma. Io non lo faccio perché a me piace sentire cosa c'è, cosa sto mangiando. Quindi adesso facciamo gli ultimi 15 minuti di cottura e poi andiamo ad impiattare. Bene, dopo un'ora e mezza di cottura, il colombaccio, i colombacci a mio modo, sono pronti. Profumo direi ottimo, si sentono bene le olive taggiasche, si sentono ancora bene i funghi, quindi penso che la ricetta si è andata bene, adesso li assaggerò, ma sono sicuro del risultato positivo. Questo è il piatto,
In pratica abbiamo fatto un letto di polenta, l'abbiamo brustolito, due fettine, e poi sopra ci abbiamo adagiato un mezzo colombaccio. E attorno abbiamo messo tutte le verdure, i funghi, eccetera, eccetera. Ripeto, tutta la verdura e le olive e i funghi sono qui, vanno messi in un mixer e va fatta una salsa, la quale poi va mangiata su un crostino o su più crostini o con della polenta. Io non lo faccio perché a me piace che si senta bene sotto i denti, in bocca, i pezzi dei funghi e le olive, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, vi auguro buon appetito, assieme a un buon bicchiere di vino rosso, e non mi resta altro che guardarvi buon appetito e di chiedervi ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie di tutto.